Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Brunella Bolloli, cosa ha fatto di male questa preside del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze? Perché nella lettera invita i ragazzi a non essere indifferenti, ha ricordato come è nato il fascismo. E non capiamo perché il ministro Valditara abbia attaccato così duramente lei e non ha detto una parola invece contro gli aggressori del pestaggio dei ragazzi sabato scorso a Firenze. Ma dunque, innanzitutto diciamo che il pestaggio di Firenze è avvenuto fuori da una scuola e quindi se fosse avvenuto all'interno delle mura di un istituto, allora è certo che un ministro deve intervenire. Se è avvenuto per strada non si capisce perché il ministro dell'istruzione deve intervenire, perché alla fine tutto questo è avvenuto comunque in un luogo pubblico che non c'entra niente con la scuola. E poi, se vogliamo dire, in realtà lui non è stato così duro con questa preside. Ha detto che questa lettera è impropria, che non intende comunque prendere dei provvedimenti o sospenderla o accanirsi. Semplicemente però ha detto quello che fondamentalmente ha sempre detto da quando è stato nominato ministro, cioè che le strumentalizzazioni politiche devono essere lasciate fuori dal mondo della scuola, perché se si comincia a indottrinare, a parlare di fascismo, comunque a portare i ragazzi a criticare il governo in qualche modo, diventa politica, non diventa più scuola. E poi se è consentito, questo pericolo sempre del fascismo, di criticare, di attaccare il fascismo, si è visto che non è che porta molto lontano, perché poi alla fine è stato usato così tanto in campagna elettorale, ma il centrodestra ha stravinto e quindi vuol dire che forse c'entra? Gli italiani considerano che non ci sia tutto cosa questo c'entra? Pericolo del fascismo. No, perché si può andare in giro a menare la gente con i gagliardetti perché questi hanno vinto le elezioni. Chi ha mai detto che questi sono fascisti? Sono fascisti quelli che menano. Sono fascisti quelli che menano e vanno condannati. Lasciamo finire Bolloli. Anche a sinistra menano, comunque nessuno giustifica le violenze. Quando menano a sinistra li si condanna. Però voglio dire, questa preside, che sicuramente ha tutti i diritti di scrivere le lettere che vuole, è diventata già una paladina, è l'eroina del PD, è la nuova segretaria del PD, perché se voi pensate, ovviamente sto scherzando e sto ovviamente provocando, visto che il Partito Democratico è alla ricerca di un segretario e oggi il segretario uscente Enrico Letta ha lanciato un hashtag dicendo brava preside, continua così e tutti vanno dietro, è lei la nuova eroina, forse se si candida potrebbe avere... Allora. Ma un cosa ruolo dice? Nel futuro Partito Democratico. No, ecco, voglio solo ricordare che la preside non si è candidata, semplicemente no, ha fatto l'insegnante preside, come ha detto anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi Italiani, che rientra nel suo mandato educativo. E che non poteva restare in silenzio facendo finta di niente su quello che è successo. Ma Beppe...